Cosa amici e bentornati a un altro blog del comico K3, qui è K3 e oggi di che cosa parliamo? Facciamo un bel confronto, un bel versus Beats EP contro Beats Mixer. Prima facciamo partire la sigla, poi facciamo partire il VC, eh? Restate con me. Sigla! Bentornati ragazzi, allora, oggi come vi ho detto prima, 30 secondi fa, ok, facciamo un bel VC, Beats EP contro Beats Mixer. Ma perché facciamo questo VC? Perché a mio parere queste due cuffie si assomigliano molto e dico non è facile confonderle, perché si sta parlando di un suono diverso, di due tipi di cuffie che nascono diverse, per usi diversi. Una cuffia è strettamente professionale per i DJ, perché secondo me le mixer sono fatte apposta per i DJ, tanti DJ le usano e si sono trovati bene. Le Beats EP per i DJ emergenti, ma più per un uso quotidiano, giornaliere, però avere un paio di cuffie, diciamo. Comunque, adesso andiamo a fare un bel versus. Ricordo, piccola parentesi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace se volete, non vi obbligo a farlo, però sarebbe di grande aiuto. Non aiuto per me, per le mie finanze, per carità, non guadagniamo un cazzo su YouTube, lo sapete. Piccola parentesi, ricordo che ormai Beats è entrata a far parte di Apple, perché Apple l'ha acquistata per una percentuale, non so di quanto, ma per una buona percentuale. Quindi ormai tutte le Beats sono in mano a Apple e Apple, come tutti sapranno, non sta riscuotendo un grande successo per quanto riguarda le cuffie. Sì, continuano a buttare fuori cuffie, ma purtroppo non cambia assolutamente niente, perché sì, hanno buttato fuori le Power Beats 3, ma non è cambiato niente, è cambiato soltanto la velocità della connettività. Stanno buttando fuori i modelli di studio, non dico nuovi, perché sono sempre le solite studio. Il problema è che cambiano soltanto delle scritte, magari ci mettono la scritta personalizzata, la scritta strong, eccetera, ma alla fine sono sempre le stesse cose, sempre lo stesso suono. Hanno buttato fuori le solo due, sì, lì hanno buttato fuori delle cuffie decenti, ma siamo sempre lì, eh. Quindi Apple non sta facendo nulla di nuovo. Comunque, passiamo a questo versus che ho tante cose da dirvi. Due cuffie accessibili economicamente, perché si sta parlando appunto di un 59 euro, 70 euro, 100 euro per le Beats EP. Guardate su Amazon, io ho controllato e sono questi prezzi. Mentre invece si sta parlando di un 189 euro, 200 euro per le Beats Mixer, sempre su Amazon. Alla Media World, Saturn, 1 euro, eccetera, troverete degli sconti sicuramente. Io per esempio le Beats EP le ho acquistate a 74, da 100 che costavano. Le Beats Mixer le avevo viste a 150, quindi troverete sicuramente uno sconto a vostro vantaggio. Comunque, partiamo subito. Mi sono fatto la scaletta cartacea, fanculo al digitale, io uso il cartaceo per farmi le scalette. Quindi, allora, design ragazzi, come vi dicevo, si assomigliano veramente tanto. Però c'è da dire che io rimango fedele alla vecchia scuola. A me piacciono di più le Mixer. Perché le Mixer? Perché come vedete, lasciano il filo che collega il padiglione esterno. Questo non so, ma dà un tocco di design più carino, soprattutto col colore del filo, perché ricordo che qua il colore è monotono, mentre qua invece ci sia uno stacco: cuffia nera, filo rosso, cuffia bianca, filo rosso, si ha uno stacco. Quindi secondo me di design sono molto più carine. Anche se si assomigliano tantissimo. Qui cambia il colore dell'arco del padiglione, qui invece rimane lo stesso colore. Però secondo me sono più belle le Mixer. Poi il design è una cosa che dovete scegliere voi, non ve ne posso parlare più di tanto. Quindi design vale Mixer, secondo me. Adesso parliamo del comfort. Comfort, a mio parere, vincono le Beats EP. Perché vincono le Beats EP? Innanzitutto sono più leggeri. Non vi sto a parlare di grammi, perché ce ne frega poco un cazzo dei grammi. Cioè, di certo non andrete a prendere delle cuffie perché pesano 3 grammi in meno delle altre. Come non andrete a prendere un telefono perché pesa 3 grammi in meno dell'altro. Questo è poco ma sicuro.
ma si parla della Porsche del comfort sulla testa e sul collo. Sulla testa le Beats EP non stringono, mentre le Beats Mixer stringono, ma proprio tanto. E quindi dopo un po', dopo che ce l'avete un po' su, incominciano a darvi fastidio le orecchie, cioè a farvi male. Quindi tendete sempre a levarle. È vero che le Beats Mixer hanno questa funzione qua, ovvero di girare il padiglione, funzionalità che hanno quasi tutte le cuffie da DJ, ormai ce l'hanno quasi tutte. Però questa qui è un vantaggio, perché se non avete, se avete il suono in una cuffia, l'altra potete benissimo ruotarla e tenerla dietro davanti, un po' come avete le cuffie. Questo qui è molto più comodo. Mentre invece sulle Beats EP questa funzione non c'è, potete soltanto allargare o accorciare il padiglione a vostro piacimento, no? Per stringerlo meglio sulla testa. Dopodiché, quindi, direi che sul comfort vincono assolutamente le Beats EP, anche perché i padiglioni, soprattutto questo, sono più morbidi sulle Beats EP. Non so se questa sia vera pelle, non penso proprio, sarà ecopelle secondo me. E mentre invece sulle Beats Mixer sono più duri e danno un senso di quasi disagio, perché avendo i padiglioni più duri sulle orecchie e tenendoli continuamente premuti, perché questi qui proprio schiacciano, danno fastidio. Quindi sul comfort vincono le EP, non c'è nulla da dire. Scusate ragazzi, mi faccio un'annotazione. Ok, accessori, anche qua vincono le Beats Mixer. Perché vincono le Beats Mixer? Perché innanzitutto abbiamo la custodia rigida a conchiglia, bellissima questa custodia. Adesso ragazzi, voi direte: c'è le cuffie fake, il dentro bianco. No, allora ragazzi, come se mi seguite, io avevo comprato le Beats Mixer, quelle lì bianche, perché ero andato all'Excelsior a Milano, le avevo viste lì, boom, le ho prese. Ciao cari amici, buongiorno. Allora, benissimo, facciamo oggi la c'è l'unboxing delle mixer. Facciata le mixer, questa è una novità per noi, perché è la prima volta che la smettiamo. Era unboxing. Allora andiamo delle mixer, cari andiamo amici, ad aprire queste mixer, che purtroppo ricordiamo che erano già state aperte da un tale comico che pensava di aver premuto il tasto registra, ma non l'aveva premuto. Allora, cari amici, abbiamo fatto un unboxing, ma purtroppo il comico non ha schiacciato registra e non l'abbiamo registrato. Quindi è un unboxing. Il genio che sbaglia a registrare, ma le cuffie sono già state aperte, insomma. Questa conchiglia. Conchiglia, con dentro conchiglia. La perla. La perla bianca, eccezionale. Ecco, buonanotte. Allora, le mixer sono poste qua, in questa sezione, perfetto, con questo elastico che le tiene. Dopo un po' non mi piacevano, ho fatto cambio col comico, ma la custodia ce la siamo tenuta, ovvero io questa qui sarebbe quella delle mixer bianche e lui invece c'ha la sua delle mixer nere. Comunque, retina per contenere i propri cavetti e questo elastico per tenere le cuffie. Custodia rigida. Gli ho fatto fare tanti voli, non si sono mai fatti niente, quindi veramente, veramente, veramente una bella vincita per quanto riguarda gli accessori da parte delle mixer, che hanno un cavetto da uso per DJ e poi hanno il cavetto col control talk, solito cavetto col control talk, molto più comodo secondo me di questo cavetto che è stato attaccato. Mentre le Beats EP perdono, perché hanno un pannetto che ti fai aria, questo pannetto non protegge di certo le cuffie, e poi hanno il cavetto attaccato, niente di più, non ci sono entrate per il jack e uscite aux, chiamatele come volete, non ce ne sono, mentre qui ce ne sono due e niente di che. Quindi di certo non si può dare una vittoria alle Beats EP per quanto riguarda gli accessori. Dopodiché passiamo sul pezzo veramente bello, ovvero il pezzo cool, il suono. Suono che, come saprete, e penso che l'avrete già capito, è a favore delle mixer. Perché adesso è a favore delle mixer? Adesso mi direte, ma cosa sarà mai, non cambia niente, eccetera. No, cambia parecchio, perché è vero, io ho detto che i padiglioni sono più comodi quelli delle P perché sono più morbidi. Ma una maggiore rigidità dei padiglioni
e con una maggiore pressione sulle orecchie fa sì che questi isolino l'orecchio e quindi la musica si sente meglio. Non c'è il noise cancelling, la cancellazione del rumore esterno su queste cuffie, mentre nello studio c'è. Non c'è, quindi o la cuffia si preme bene in testa oppure il rumore esterno lo sentirete. Questo nelle mixer non succede. Quando le alzate a volume di medio, quasi minimo, eccetera, sentirete più niente. Quindi ragazzi, per quanto riguarda il suono, direi che vincono le Beats Mixer. Suono bassi molto più potenti e alti e medi che si sentono, sì, anche loro mediamente si sentono. Diciamo che i bassi non coprono il resto. È buono come suono. Mentre le Beats EP... Le Beats EP, ragazzi, sono come le solo. Se avete mai provato le solo o le solo HD, è quello il suono. Non è un suono della Madonna. È un suono ben bilanciato. L'equalizzazione c'è, bassi discretamente potenti. Non posso dire che sono potenti perché non è vero. È un suono, diciamo. È un suono da 50 euro, non è un suono da 200 euro, questo è poco ma sicuro. Poi direte, ma il prezzo non fa la cuffia, invece il prezzo fa la cuffia, perché se voi andrete a comprare delle cuffie da studio che usano per registrare, non le pagherete mai 50 euro. Il prezzo si aggira intorno ai 300-400 euro. Materiali, alluminio, pelle per quanto riguarda le EP, ecopelle, perché non so se sia pelle vera, e alluminio e... Rumori di fondo. Alluminio e pelle, penso che sia pelle quella che riguarda le mixer, per quanto riguarda appunto le mixer. Quindi ragazzi, vincono le mixer. Perdono soltanto per il comfort e per il prezzo. Per quello perdono, perché secondo me non sono molto comodi da tenere tanto tempo in testa. Ricordo quindi ragazzi, è finito questo confronto, hanno vinto le mixer, poi boh, magari voi mi direte no, non è vero, io preferisco le Beats EP, poi è il vostro parere, logicamente voi avete il vostro, io ho il mio. Che dire, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, ci vediamo al prossimo vlog del Comico K3.